È soltanto una ristrutturazione, ti porterebbe via così poco tempo. Sono sicuro che ti troverai bene a lavorare con Massimo. Io sarei molto felice se tu seguissi questo lavoro. Allora adesso ci sarà un tocco femminile, giusto, architetto? Assolutamente. Perché non hai continuato a lavorare lì? Io ti vedo. Tu lo ami questo lavoro. Così sono andati così. Quello stesso anno conobbi Benoit e mi trasferì a Parigi, lasciandomi tutto alle spalle. Tutto. In tutti questi anni non hai fatto altro che scappare, sì? Tu hai mai fatto delle follie per amore? Sweet. Ma follie vere, senza pensare alle conseguenze. You make me smile. Vuoi che me vada? With my heart. Ma io non ho mai scritto una lettera d'amore. For me. Stay, little Valentine. Stay. Ciao ragazzi, oggi parliamo di alcuni film italiani che vedremo nel 2018. Parto dal 18 gennaio, data in cui uscirà Il Vegetale con Fabio Rovazzi. Il 25 gennaio tornerà Paolo Virzì con Ella and John, The Laser Seeker, un film drammatico. Sempre dal 25 gennaio vedremo Made in Italy di Luciano Ligabue. Il 14 febbraio uscirà anche il nuovo film di Gabriele Muccino, L'isola che non c'è, una commedia corale. Sempre dal 14 febbraio vedremo il film di Alessandro Genovesi, Matrimonio italiano, una commedia con Diego Battantuono. Vi segnalo anche Benedetta Follia, una nuova commedia scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone. Torna anche Francesca Archibugi con Gli sdraiati, protagonista Claudio Bisio. Metti la nonna in freezer sarà una commedia con Fabio De Luigi e Miriam Leone. Torna anche Ferzan Ospetek con un thriller, Napoli velata. Paolo Genovese dirigerà Il primo giorno della mia vita e infine vedremo Loro di Paolo Sorrentino con Tony Servillo nei panni di Silvio Berlusconi. Allora, quale aspettate di più? Fatemi sapere nei commenti qui sotto e nella descrizione trovate il link al video con tutti i dettagli, con maggiori dettagli sui film. Ciao da Valeria!